Pubblico. In questo applauso ho sentito veramente l'affetto di tutti voi per questo splendido ragazzo. Lui è la forza della vita. È arrivato una Vespa, diciamo, ha fatto questo incidente, quindi andava molto lentamente, non aveva moto abbastanza di grossa cilindrata. Quindi è arrivato in ospedale che era, come avete sentito, clinicamente morto. Quindi lui è Raffaele, inizia a camminare col bastone, mangia da... Per le cure riabilitative che serviranno a Raffaele ad Innsbruck. Ad Innsbruck perché c'è una clinica specializzata neurologica, che ci sono medicinali neurolettici che servono in queste patologie, in questi pazienti con queste patologie, e poi riabilitazione robotica. Ma perché? Ha avuto un incidente? Raffaele sì, ha avuto un incidente in Vespa il 16 aprile 2016. Purtroppo, nonostante il casco ha riportato dei danni cerebrali, l'urto sull'asfalto con il capo è stato violentissimo. Lei è entrato immediatamente in coma e è rimasto in uno stato vegetativo per un anno. E in Italia, sinceramente, non c'era la speranza. Mi dicevano che sarebbe rimasto comunque in una semicoscienza. Invece noi ci siamo documentati, ci siamo decisi, anche se questa clinica ci ha chiesto 30.000 euro al mese circa, se si parla di circa 1.000 euro al giorno, abbiamo portato Raffaele per fare una consulenza con il professor Santuario. E il professore invece lì ci ha detto, in Austria, che per Raffaele ci sono tante, tante potenzialità. Speranze. E tante speranze, sì. I nomi? Pia Colella. Michele Carofiglio. Vanda E Raffaele. E Raffaele, il nostro Raffaele. Grazie. Prego, grazie a voi. Allora, amico Paolo, questo concerto è un concerto per Raffaele. Dedicato a Raffaele, che ha avuto un incidente. Abbiamo sentito la madre, abbiamo sentito il padre e la sorella. È bello questo fatto che la chorus e il coro del faro, l'orchestra dedicano questo. Che mi ha spiegato la madre che addirittura gli hanno chiesto 1.000 euro al giorno a Innsbruck, 30.000 euro al mese. Costosissimo questo ricovero di questo ragazzo. E il concerto come si sviluppa? Guarda, ho avuto la disponibilità massima di tutta l'orchestra, innanzitutto, della Jazz Studio Orchestra. La disponibilità massima dei solisti, abbiamo Luciano Negroponte, Gaia Gentile, Lorella Falcone, Teresa Di Bari, Carla Bavaro, Anna Maria Minerva, la disponibilità anche di Michele Lomuto, il trombonista, cioè tutti danno qualcosa per questo concerto. Quindi, e diamo insieme, spingiamo questa iniziativa. Ho visto che anche stasera non c'è mai la gente che sta. Ah no, aspetta, alle 8:30 è annunciato, vedrai il pubblico che sta. Immagino. Pubblico fantastico. Grazie. Grazie a te, grazie a voi, ciao.